Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Oggi vi propongo la seppia ripiena, una vecchia ricetta di mio padre pescatore, cotta in salsa di pomodoro. Quando preparo questo gustosissimo secondo piatto, a casa mia è festa. I miei cari si leccano anche le dita. Andiamo subito a farla. Per due persone ho bisogno di una seppia grande, fresca. Consiglio di acquistarla direttamente in pescheria di vostra fiducia. Aglio, cipolla, prezzemolo, uova, formaggio, possibilmente pecorino nostrano. Passato di pomodoro. Io uso la mia, la nostrana, ma voi potete usare la vostra gradita. Pochi cucchiai di olio extravergine di oliva. Preparo per prima il ripieno e verso due uova piccole in una bacinella. Aggiungo mezzo cucchiaino da caffè di sale, uno spicchio di aglio ben spezzettato, pochi rametti di prezzemolo, ben spezzettati. Mescolo le uova con gli aromi. Poi aggiungo 20 g di pecorino nostrano e lo faccio un po' alla volta. Il formaggio deve assorbire l'uovo fino ad ottenere un impasto compatto. Lascio riposare. Adesso preparo la salsa. Metto in una pentola 3 cucchiai di olio di oliva. Aggiungo un po' di cipolla ben spezzettata. La quantità della cipolla è a discrezione. Metto sul fuoco e lascio rosolare la cipolla per 2 minuti. Aggiungo 1 litro di passato di pomodoro. Non fate caso se io uso la mia pentola in terracotta e cucino sulla stufa a legna. Voi potete tranquillamente usare le pentole in acciaio e i fornelli. Separatamente divido i tentacoli della seppia e li vado a mettere in una padella. Aggiungo un po' di cipolla spezzettata e 2 cucchiai di olio di oliva. Lascio rosolare a fuoco alto per circa 4 minuti. A discrezione si può aggiungere anche mezzo bicchiere di vino bianco, ma a me piace il sapore del mare e quindi non lo faccio. Verso i tentacoli con il loro sughetto nel passato di pomodoro.
chiudo la pentola e lascio cucinare per 30 minuti. Nel frattempo vado a farcire la seppia. Un'ultima mescolata all'impasto del ripieno, prendo la seppia, la metto a testa in giù e vado a riempirla. Adesso devo chiudere la seppia ed io lo faccio con gli stuzzichini. Ed ecco qui, la mia seppia è pronta per essere immersa nel passato di pomodoro. Raggiunti i 30 minuti di precottura della salsa di pomodoro, immergo la mia seppia. Mescolo. Aggiungo un po' di prezzemolo. Chiudo la pentola col coperchio e lascio cucinare per circa un'ora. I primi 30 minuti a fuoco alto ed i restanti a fuoco basso, ricordando di mescolare di tanto in tanto. Dopo un'ora di cottura ecco la mia seppia. Che profumo! Sarà sicuramente squisito come al solito. Se siete insicuri sulla cottura, infilate una forchetta nella seppia. Se entra facilmente, la seppia è cucinata. Metto su un vassoio ed aggiungo pochi tentacoli. Adesso devo togliere la conchiglia del mollusco, ovvero l'osso di seppia, e lo faccio delicatamente. Poi gli stuzzichini, uno dopo l'altro. Siccome la seppia è ben cotta, basta tirarli. Giro la seppia a pancia in su e servo a tavola. La taglio a fettine e siccome la seppia è bella morbida, non ci sono problemi, si taglia facilmente. Aggiungo un po' del suo stesso sughetto ed un po' di prezzemolo tritato. E alla fine ricevo i complimenti da tutti coloro che lo hanno mangiato. Magari ci aggiungo un po' delle nostre erbe selvatiche. E guardate qui come si taglia facilmente. Davvero squisito, graditissimo. E noi facciamo festa. Con soli prodotti naturali. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!